La strada è stata riaperta e permetterà ai bagnanti di percorrerla liberamente per raggiungere le discese al mare. Ma c'è preoccupazione delle associazioni ambientaliste locali per il numero sempre più ridotto degli accessi pubblici all'arenile di Sabaudia e agli scogli del promontorio del Circeo. Se sembra che anche quest'anno la discesa Moravia sarà aperta al libero transito dei turisti, c'è allarme per gli accessi agli scogli di Via delle Batterie, sulla quale grava un contenzioso tra un consorzio di ville e il comune. Il crollo della Scala della Rinascente rende inagibile una delle pochissime discese disponibili lungo la costa.